Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video e anche in questo video andiamo a parlare di immondizie, immunnezza e questo giro altro titolino che sicuramente attirerà qualche click, ma anche qui non vi prendo per il culo perché aspettate di sentire che cosa da dirvi. Allora, vi ricordate che io ho fatto la recensione di Westworld, l'originale del 1973, no? E ne avevo parlato molto bene, in effetti, perché dentro poi tra l'altro c'è stato uno straordinario Yul Brynner che ha spaventato la mia generazione, perché effettivamente era molto... aveva proprio quello sguardo di ghiaccio, proprio quella, insomma, era comunque spaventoso lui a suo modo, no? Che tanto bello non era, quindi comunque era proprio spaventoso il suo modo, poi aveva proprio un suo modo di fare, no? Proprio spaventoso, però quello che forse non sapete è che di quel film ne hanno fatto anche un seguito che si intitola Future World. E non è un seguito apocrifo come può essere un Alien 2 sulla Terra di Ciro Ippolito. No, era proprio un seguito ufficiale dove tra l'altro Yul Brynner torna di nuovo nei suoi panni del gunslinger di Westworld. Il problema è come l'hanno inserito. Cioè adesso io, poverino, io adoravo quell'attore, comunque morto di tumore nell'80, nel 85. Io adoravo quell'attore, grande attore, premio Oscar, tutto quanto. Ma è vero che ormai i tempi di quando faceva Ramesse nei 10 comandamenti ormai erano passati, la sua carriera stava andando in declino, ma accettare una cosa del genere, cioè un personaggio che per quanto lui ormai fosse nella sua fase calante della carriera era riuscito a risollevarsi in maniera iconica in quel film, perché ripeto, quel pistolero che lui ha fatto, tra l'altro ripreso dai Magnifici 7, era comunque a suo modo molto cazzuto, si è andato poi a rovinare partecipando al seguito che è una merda incommensurabile, questo seguito, con questa scena. Cioè, dovete andare questa scena, spero di poterla far andare, che non mi diano il copyright, perché veramente ve la voglio far vedere, perché è agghiacciante. E il film è praticamente la stessa menata per modo di dire, comunque lo stesso più o meno plot di Westworld, rifanno Delos, questo parco divertimenti, dove però dentro sono tutti robot, anche i meccanici, gli ingegneri, vogliono praticamente, Delos vuole rimpiazzare gli esseri umani con i robot proprio a livello umano, di terra, no? di esseri umani, perché dicono che praticamente gli esseri umani stanno facendo troppo casino, l'effetto serra, bla bla bla, e l'inquinamento, e su per giù, quindi che i robot sono meglio. E quindi dice, prima o poi avrebbero comunque soppiantato anche loro, questo è un plot hole proprio enorme, perché effettivamente se tu non ha senso che tu come essere umano vada a cercare di far rimpiazzare te stesso dalle macchine, sebbene anche nel nuovo Westworld, il telefilm, sembra che è quello che voglia fare, poi perlomeno da quello che si è visto nel finale di stagione, quello che vuol fare il personaggio di Anthony Hopkins, di cui adesso mi sfugge il nome del telefilm. Comunque, praticamente Delos riapre dopo che c'è stato tutto il casino, che ci sono stati tutti quei morti nel film precedente, e in pratica chiama delle autorità, tra cui anche due giornalisti, un uomo e una donna, che per fargli avallare il parco, un po' come ha fatto John Hammond con Jurassic Park, che prima di aprire il parco ha chiamato, diciamo, degli esperti, no? Per fargli vedere se effettivamente il parco avrebbe potuto aprire. Qui fa la stessa cosa, anche se in realtà poi il parco comunque intanto è aperto, però chiama questi giornalisti, anche queste autorità, per fargli vedere praticamente a tutto il mondo che il parco è buono, che è sicuro, eccetera, eccetera. Se non che cosa fa? Siccome sa che questi qui, ficcando il naso, avrebbero comunque potuto trovare qualcosa che non andava, cerca di rimpiazzarli con dei robot, cioè che poi i due robot avrebbero dovuto uccidere gli originali, perché faceva proprio delle copie, anche proprio a livello genetico, anche con il cervello, faceva anche lo scambio, praticamente li prendeva sulla notte, e li drogava la notte, li portava in laboratorio per fargli tutti gli esperimenti, rubargli le cellule, per fare la clonazione, metterlo nel cyborg, cose del genere, insomma per fare delle repliche umani robot tipo cyborg, con anche la loro mente e tutto quanto, no? Quindi proprio repliche perfette.
chiaramente il piano salta e bla bla bla. E però il film è veramente una merda, con una colonna sonora disturbante, ma proprio disturbante, brutta, classica colonna sonora anni 70, con quelle musiche veramente fastidiose da telefilm porno, proprio da film porno degli anni 70. E continua, c'è sempre le solite due note messe ovunque, anche fuori contesto. Veramente, se riuscite ad arrivare alla fine di quel film, io vi giuro, ho spento più volte alla scena di Ulbrin, non riuscivo ad andare avanti proprio solo per quello. Poi alla fine mi sono sforzato di vederlo fino alla fine, è veramente atroce. C'è anche quello, mi sembra, tutto intero su YouTube, in italiano tra l'altro, è veramente una cosa atroce. Cioè, l'ho già detto di altri film, cioè il film più stronzo, il film più... Questo qui veramente... Credo che sia una delle cose più brutte, non la cosa più brutta che ho visto, ma una delle cose più brutte che ho visto. Proverò a linkarvi anche quello, se magari il trailer, se non lo so. Comunque adesso sapete che Westworld, l'originale vecchio, ha un seguito ufficiale che è una merda, ma una merda, proprio un film di serie Q. E purtroppo mi spiace che Yul Brynner sia stato obbligato praticamente dalla sua carriera discendente a dover accettare di fare quella scena in questo film, perché ha rovinato un personaggio che era rimasto iconico nella storia del cinema, infatti io questo film qui, Future World, l'ho scoperto poi più di recente e veramente mi ha fatto cadere i cosiddetti. Quindi anche per questo video era tutto, spero che sia stato piacevole scoprire anche questa cosa, piacevole, va bene. E come sempre ci sentiamo al prossimo video. Ciao!